siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati dal Winter Incoming da Milano, dalla Casa dei Giochi, in collaborazione con la Ludic Incoming di Milano, mi dicono di Milano, guida galattica per modellisti e con il supporto della Lega Chaos. Siamo qui per affrontare un altro pezzettino del hobby. Se fino a questo punto abbiamo, fino a questo momento abbiamo visto delle armate bellissime, dei giocatori agguerriti con i dadi caldissimi, ci concentriamo sull'aspetto artistico di questa competizione. E siamo qui con un pittore di prima categoria, il buon Pietro Bertolotti, aka Crimson Forge, giusto? Yes. Come stai vivendo questo torneo? Perché effettivamente anche tu hai un ruolo molto importante. Ma allora, come prima edizione dell'evento, devo dire veramente bello. Ho fatto i complimenti anche agli organizzatori per la varietà, intanto, di giochi che hanno portato. Per ora tutti dall'universo GV, a parte X-Wing della Fantasy Flight, e soprattutto nei giochi dove è richiesta anche una partecipazione pittorica, diciamo, per cui esercizi dipinti e simile, ho visto in alcuni casi lavori veramente di grande soddisfazione. L'abbiamo visto anche noi adesso girando. Da vederli sul campo schierati, vuol dire fanno sempre un bel effetto, soprattutto nella categoria Age of Sigmar. Nell'entorno di Age of Sigmar alcuni esercizi sono veramente di grande impatto e di grande spessore, ecco. Mi hanno detto che stamattina ti sei dedicato un po' alla pittura di qualche pezzo, giusto? Hai fatto un po' qualche demo di pittura? Sì, tra ieri e oggi sì, ieri mi sono dedicato prevalentemente a proseguire un lavoro che avevo già avviato su una... Ce lo vuoi far vedere a favore di telecamera, così? Questo modello... Cioè, ragazzi, non so se voi potete riuscire a cogliere i dettagli di questo modello, ma io ho visto dei tatuaggi. Sì, sulla panza. Cioè, questo modello ha dei tatuaggi e... Questo modello, devo dire, il modello della casa Abyssal, che è gestito da un mio caro amico, e che ci manderà per questo video, ci manderà una serie di modelli che sta facendo pezzi di veramente alta qualità, e niente, io ho lavorato principalmente su quello. Oggi invece, su richiesta di alcuni dei ragazzi qua partecipanti al torneo, mi sono dedicato alla pittura di un modellino di Star Wars Legion, che era Grievous, e adesso sto proseguendo con un lavoro su un caccia sempre di X-Wing, che è uno dei premi per il torneo di X-Wing che si è concluso ieri. Perché effettivamente ci sono dei pezzi, anche quelli si possono dipingere. Sì, assolutamente, sono miniature a tutti gli effetti, sono già dipinte quelle di X-Wing, ma nulla vieta di rimetterci un primer sopra, ripartire da zero e personalizzarle secondo le schemi dei film o schemi inventati, a discrezione, diciamo, del proprietario. Come la vedi in un contesto come quello di questa manifestazione, quindi di vedere l'hobby a 360 gradi, l'idea della personalizzazione dell'esercito, della pittura, questa parte dell'hobby che spesso viene accantonata rispetto al gioco? Da pittore, come vedi questa cosa in questa manifestazione? Allora, da pittore io sono solo contento, nel senso che è bello vedere che non c'è appunto solo il gioco. La pittura è una parte, a mio parere, molto importante dell'hobby, perché dà modo di vedere non solo l'aspetto competitivo, ma anche l'aspetto della cura di quello che si mette in campo, anche dell'abilità di chi mette in campo le... Ah sì, perché questa è una questione, cioè mentre in una partita il dado può determinare, qui è abilità. Dalla pittura è abilità, è esperienza, è pratica, e c'è poco da fare, non ci sono dadi che, che determinano il risultato. Quindi sicuramente ho apprezzato veramente tanto la proposta che mi aveva fatto Giulio della Ludic di partecipare, di prendere parte a questa manifestazione, sia per poter dare un po' del mio, diciamo, metterci un po' del mio nella manifestazione, ma anche per la possibilità di fare da giudice nei vari tornei per quanto riguarda l'aspetto della pittura, perché questa cosa ha spinto anche molti ad addentrarsi in un terreno che magari non era loro, appunto, cioè di vederlo sotto un'altra angolazione. Di vederlo sotto un'angolazione, cioè di vedere la pittura come parte integrante di tutti gli effetti anche del torneo competitivo, che tradizionalmente è basato solo sul fare la lista più performante possibile e
vincerla, e brasare tutto sul campo di battaglia. Tutto e tutti. Allora, a questo punto mi permetti una domanda tecnica. Visto che ovviamente hai partecipato al processo decisionale della migliore armata dipinta, che in questo torneo ha un bellissimo premio dedicato, che caratteristiche deve avere un'armata per essere valutata e giudicata come migliore armata dipinta? Allora, io personalmente i metodi di valutazione su cui mi sono basato, per quanto riguarda gli eserciti di Age of Sigmar, sicuramente ci vuole l'impatto sul campo, perché vedere 50 nani dipinti, 50 demoni dipinti, un centinaio di bestie varie di natura e dimensione dipinte tutte insieme sul campo fa un certo effetto. Se sono curate, dipinte bene, fa un effetto ancora migliore, soprattutto se la cura sta nella precisione, nella realizzazione del pezzo. E la precisione non richiede necessariamente anche una sfumatura perfetta di tutti i singoli modelli. Sono perfettamente consapevole che dipingere 50 modelli, tutti perfettamente sfumati, dopo un po' ti passa qualcosa... la voglia. Però la precisione, una lavatura fatta nel modo giusto, un black lining fatto nel modo giusto, rende i pezzi anche da lontano facilmente leggibili e in fin dei conti efficaci dal punto di vista artistico, diciamo, sul campo, che un po' è la logica delle box art. Soprattutto se uno guarda le box art della Games Workshop, sono colori tendenzialmente piatti, poca profondità, ma estrema precisione. Quindi il primo aspetto da valutare è sicuramente l'impatto a prima vista, la precisione in secondo luogo, e poi nel momento in cui io vado a vedere magari i singoli pezzi, i pezzi principali, posso essere un custode dei segreti, Keeper of Secrets di Slaanesh, piuttosto che demoni maggiori, gli eroi di vario genere, magari su quelli io cercherei una cura leggermente maggiore, per cui lì sì, magari una sfumatura leggermente più curata, un pezzo un pochino più caratterizzato dal punto di vista dei colori, della scelta dei colori, anche la basetta fa la sua, avere un esercito imbasettato a tema in maniera magari anche coerente. Magari coerente, sì, sicuramente è un valore aggiunto, è una cosa che io personalmente faccio sui miei eserciti e mi piace trovare anche negli eserciti degli altri. Ultimissima cosa, quanto pesa il lavoro di modifica nell'aspetto di valutazione di un'armata, a tema, di una migliore armata? Se il lavoro è fatto in modo, come dire, coerente su tutto l'esercito, tanto. Nel senso che ho visto armate di amici di Warhammer 40.000 fatte a tema Dark Mechanicus, per cui... Senza fare nomi, ovviamente, questo famosissimo Dark Mechanicum di... Sì, questo meccanico oscuro, non so come che è caratterizzato da tubature, modelli presi da altre fazioni, diciamo un kit bash particolarmente intenso. E in quel caso sicuramente l'impatto è notevole, perché tu vedi pezzi che a prima vista non riesci a capire da dove vengano. Poi vai a guardarli nel dettaglio e capisci che quel pezzo viene da una parte, quel pezzo viene dall'altra, ma nell'insieme funziona, l'esercito funziona. Nel momento in cui invece c'è un esercito che in gran parte è, diciamo, da scatola, ma alcuni modelli sono modificati bene o addirittura autoscolpiti in alcuni casi. Io personalmente a scolpire sono assolutamente incapace, per cui non sono molto bravo a valutare la scultura, però una modifica sì. Anche quello può avere può giocare il suo ruolo sicuramente. Certo, se c'è un intero esercito modificato ha un peso maggiore, ma va da sé. Perfetto, quindi grazie mille, grazie a voi. Una domanda, domanda dalla regia, dal nostro Doc Nico che ci sta accompagnando in questo... Io qui di lato. Da tecnico. Parere sui Chimera Colors, prima di tutto, e qual è il colore imprescindibile, secondo te? Allora, Chimera Colors intanto li sto piano piano provando, usando in vari approcci, tecniche e simile, e devo dire che mi sto trovando molto bene. Sono abbastanza difficili da usare all'inizio perché sono estremamente pigmentati, consistenza molto cremosa, no, più simile Vallejo, un pochino più, molto più pigmentati però, e devo dire che la pigmentazione può essere un pro, ma anche la loro difficoltà, diciamo. Pro perché hai colori estremamente vibranti, molto intensi, molto vividi, e nel momento in cui cerchi la desaturazione
fai presto a ottenerla mischiandoli e facendo le varie miscele. Per quanto riguarda invece i contro, diciamo, sono appunto molto pigmentati. Quindi può essere diciamo, il lato negativo. Bisogna saperli gestire. A mio parere il modo migliore di utilizzarli è o diluendoli. Loro forniscono nella confezione anche il loro medium apposta, diciamo, un medium leggermente satinato. I colori beh, sono estremamente opachi, quindi aggiunto un medium satinato riesce a bilanciare leggermente questa loro caratteristica di estrema pigmentazione, diluendoli leggermente nella loro, in termini di concentrazione all'interno del colore che sta usando, e quindi le rende leggermente più facilmente gestibili. Alternativamente io uso spesso Liquitex Winsor. Devo dire che mischiati con Liquitex e Winsor secondo me danno il meglio di sé, perché raggiungi quel bilanciamento di consistenza, opacità e leggerissima satinatura che a mio parere, per mio gusto e per come dipingo io, trovo ottimale. E per quanto riguarda il colore imprescindibile, i colori imprescindibili, allora, dai, il colore imprescindibile viola, nel senso, poi so perfettamente che ci sono amici che mi prendono per i fondelli e dicono che dipingo tutto marrone. Il marrone è un colore che mi piace tanto, perché può essere dipinto in mille modi diversi. Ci sono marroni tendenti all'ocra, al giallo, al carne. Se fai un cuoio, alla fine stai dipingendo della pelle, quindi usi gli stessi colori che useresti un incarnato. Per cui sicuramente il viola, per quanto riguarda la profondità che può dare nelle ombre, nei contrasti. E alla fine sì, il marrone a me è un colore che piace, perché permette di dare tante texture diverse, tante interpretazioni diverse di superfici che potenzialmente potrebbe essere fatte tutto allo stesso modo: cuoio, legno e via dicendo. Grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamo allora Pietro per questa carrellata di informazioni sulla pittura, da come deve nascere un'armata, qual è il colore imprescindibile nell'arsenale di ogni pittore. E gli auguriamo una buona continuazione di queste dimostrazioni e un buon torneo. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima puntata. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto... No, chiudi, rifa.